Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. La nostra Chiesa diocesana stamani si arricchisce di altri tre lettori nel cammino verso gli ordini sacri. Ci stringiamo accanto ai nostri giovani amici, chiedendo a Dio perdono delle nostre inadeguatezze e del nostro peccato. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Che onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Thank you.
propizio a noi tuoi fedeli, o Signore, e donaci in abbondanza i tesori della tua grazia, perché ardenti di speranza, fede e carità, restiamo sempre vigilanti nel custodire i tuoi comandamenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. In quei giorni il Signore apparve ad Abramo alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala e fanne focacce». All'armento corse lui stesso, Abramo. Prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco, insieme con il vitello che aveva preparato, e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: «Dov'è Sara, tua moglie?» Rispose: «È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un anno, a questa data, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Chi cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Chi teme il Signore abiterà nella sua tenda. Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Chi teme il Signore abiterà
dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi, di portare a compimento la parola di Dio, il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti. Cristo in voi, speranza della gloria. È Lui, infatti, che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. Parola di Dio. Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti!» Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». Parola del Signore. Alleluia.
la quercia di Mamre è icona dell'incontro dell'uomo con Dio. Il padre Abramo ci è ancora una volta maestro nel nostro cammino di fede. Vi par poca cosa riconoscere Dio presente in mezzo a noi nella nostra storia personale? Abramo si rende conto di quello che sta avvenendo, cioè della dimensione soprannaturale che esiste nelle cose di ogni giorno. Dice a Dio: non passare oltre senza fermarti. Cerca il dialogo, cerca il senso delle cose. Il premuroso servizio del padre Abramo, di te, è offrire a Dio il meglio di quanto tu hai. Con Dio non ci rimetti mai. In cambio di un po' di yogurt per levare la sete del caldo della terra promessa, un po' di pane fresco, un po' di carne. Era gran cosa, era quello che Abramo nella tenda con Sara, un popolo nomade, attento ai rifugiati, sono comunque i nostri. In cambio Dio dice ad Abramo: dov'è tua moglie? Nella tenda. L'anno prossimo torno e Sara avrà in collo il piccolo. Tre dei nostri seminaristi mi hanno chiesto di misurarsi con la parola in modo significativo e forte. Chiedono il lettorato e la dedicazione alla parola di Dio, che porta con sé, cari amici, tre dimensioni. La prima dimensione che mi piace di ricordare è lo Shema. Senza l'ascolto della parola diventiamo tutti dei mestieranti. Non importa quello che fai, chi sei, qual è la tua storia personale, intima, nel rapporto con Dio, nel rapporto con gli altri. Anche se questo è un primo piccolo segno, indica il verso. È come nelle funzioni algebriche, quando tu segni dove si va, ed è fondamentale riconoscere che tre giovani amici stamani dicono di dedicarsi alla parola.
la parola di Dio, la parola che va presentata, che va passata al popolo di Dio. Senza la parola non è popolo di Dio. Senza la parola nella Chiesa non si fa niente, per strane ragioni. Abbiamo riempito anche la nostra Chiesa aretina di un sacco di devozioni. Ragazzi, tocca a voi fare la vostra parte. Insegnate alla gente il potere della parola. Il potere che, come sapete bene, è innanzitutto un potere noetico, c'è un contenuto da passare. Non ci inventiamo di far parlare le Madonne, basta con questi sistemi che non portano a nulla. La Madonna nel Santo Vangelo ha parlato pochissimo, poi noi ci inventiamo altre cose. La parola ha un valore dinamico. Se sei capace di interiorità, di avere una storia di dentro, la parola ti mette in moto. Ti mette in moto in una storia da realizzare, quale che essa sia. Una storia che è sempre importante, perché Dio è sempre creativo. Io so che la mia povera parola, che è solo uno strumento per far passare, io spero, la parola di Dio, provoca reazioni in ciascuno di voi che stamani qua nella cattedrale. La parola ha una capacità poetica, riesce a fare le cose. Ed è importante che il ministero di lettore non sia confuso con chi va a leggere la parola di Dio nella Santa Assemblea. Quello, donna o uomo, qualunque battezzato, è chiamato a fare questo piccolo servizio di trasferire ciò che è scritto, la parola scritta, in parola pronunziata, che è efficace. Il servizio della parola richiede invece un'azione straordinaria, trovare il modo di aiutare la gente a accogliere la parola. Questa è l'amor di Dio dei tempi che stiamo vivendo. Occorre far in modo che, mentre da una parte lasci le devozioni, dall'altra impari ad amare la parola con un servizio quotidiano, semplice ed essenziale. La parola produce la Chiesa. È capace da sola, se gli dai spazio, a fare meraviglie. Poi dobbiamo liberarci da una visione clericale, come se noi, rivestiti dei paramenti sacri, avessimo un ruolo diverso. Qui chi va avanti è chi ha un rapporto forte con Dio. Il resto è tutto superfluo. E in questo rapporto con Dio noi ci poniamo. Abbiamo ascoltato l'Apostolo che ci chiede di acquisire
qualità interiore di assomigliare a Gesù. È un tema che il mondo francescano in questa terra aretina ha sviluppato moltissimo, moltissimo. Bonaventura dalla Verna dice al mondo intero che bisogna vivere l'esodo, uscire dalle cose quotidiane e non avere paura del nuovo. Gli antichi monaci irlandesi chiedevano all'abate, prima di mettersi in viaggio, la benedizione. Cos'è la benedizione? Non sono gesti magici. Il Signore sia un passo davanti a te a spianarti la strada, sia un passo dietro di te a proteggerti le spalle, perché siamo sempre a rischio, e ti sia accanto perché non tu ti senta mai solo. Questa presenza accanto fa della nostra storia cristiana il senso da dare alle cose. Il ministero vi viene conferito quest'oggi, in questa 16ª domenica del tempo ordinario, fra l'anno, in cui la Divina Liturgia punta su Marta e Maria, due personaggi non solo femminili, ma capaci di tre cose veloci che provo a dire senza allungare troppo. Il valore dell'amicizia. Gesù nei momenti forti, sai l'amicizia, sai bene cos'è l'amicizia. Ecco, nei momenti forti della storia che ci è raccontata nel Vangelo, Gesù è un riferimento fondamentale. Gesù va a incontrare i suoi amici, l'Evangelo di oggi, va a Betania prima della Passione, si incontra con i suoi amici nella storia della salvezza. Due donne, è bellissimo che sia, il ruolo femminile raccontato in una maniera incantata. Nel Medioevo qualcuno ha detto che Marta è la vita attiva, Maria è la vita contemplativa, qualche altro ha raccontato, ha dato una lettura singolare dicendo che la vita presente è la vita dell'azione, per poi in paradiso la vita Il Santo Padre Agostino, che è sempre geniale, dice intanto che tutte e due, Marta e Maria, appartengono all'anima di ogni credente e sono il momento dell'essere e il momento del fare, e bisogna saperli conciliare insieme. E lo dice in una maniera, l'Evangelista lo dice avvalendosi della lingua greca, che almeno te Francesco mi capisci, è intraducibile quell'en. Unum necessarium, detto in latino, dice già molto più che l'italiano. Una cosa sola è necessaria, è sbagliato, perché il testo evangelico dice: cos'è che è necessario? Essere riconciliati con se stessi, essere forti per il ponte interiore tra l'essere e il fare, che il tuo fare esprima sempre il tuo essere, e l'en è il nome santo di Dio. Credo che sia necessario raccogliere dal Vescovo di Ippona questa provocazione fortissima, che stamani facciamo nostra, mettendoci in ascolto della Chiesa
che vi vuol fare stamani un piccolo dono in attesa di doni più grandi. Non mi sbaglierò stamani, Francesco. Poi almeno a mamma mi lo spieghi. Va bene. Ora ci mettiamo dunque a passare ai nostri amici il Ministero della Lettera. Presentino i candidati al ministero istituito di lettore. Donald Poda, Francesco Cioni, eccomi. Reginald Madeus, eccomi. Figli carissimi, Dio nostro Padre ha rivelato il mistero della nostra salvezza e lo ha portato a compimento per mezzo del suo figlio Gesù Cristo fatto uomo, il quale, dopo averci detto e dato tutto, ha trasmesso alla sua Chiesa il compito di annunziare il Vangelo ad ogni creatura. Ora voi, divenendo lettori, cioè annunziatori della parola di Dio, siete chiamati a collaborare a questo impegno primario della Chiesa e perciò sarete rivestiti di un particolare ufficio che vi pone a servizio della fede, la quale ha la sua radice e il suo fondamento nella parola di Dio. Proclamerete la parola nell'assemblea liturgica. Soprattutto educherete alla fede gli adulti e, se serve, anche i bambini. Li guiderete a diventare degnamente pronti a ricevere i sacramenti. Porterete l'annunzio del Vangelo di salvezza agli uomini che ancora non lo conoscono. È quindi necessario che mentre annunziate agli altri la parola di Dio, sappiate accoglierla in voi stessi con piena docilità allo Spirito Santo, meditatela ogni giorno per acquistarne una conoscenza sempre più viva e penetrante. Ma soprattutto rendete testimonianza con la vostra vita al nostro Salvatore Gesù Cristo. E ora supplichiamo Dio Padre perché benedica questi nostri fratelli scelti per il ministero di lettore nel fedele compimento del proprio ufficio. Annunzino il Cristo e diano gloria al Padre che è nei cieli. O Dio, fonte di bontà e di luce, che hai mandato il tuo Figlio parola di vita per rivelare agli uomini il mistero del tuo amore, benedici questi tuoi figli eletti nel ministero del lettore. Fa che nella meditazione assidua della tua parola ne siano intimamente illuminati per diventarne fedeli annunziatori ai loro fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ricevi il libro delle Sante Scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini.
ricevi il libro delle sante scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio, perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. Ricevi il libro delle sante scritture e trasmetti fedelmente la parola di Dio, perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini. Il nostro diacono Raffaele sta per partire. Per la Terra Santa, la nostra Chiesa giovane ha bisogno di chi entri dentro la scrittura, e quindi Raffaellino sta andando a imparare l'ebraico e a conoscere con i grandi testimoni il senso delle scritture. È il primo di una storia che secondo me deve essere molto lunga, bisogna che ci siano tanti seguiti. Signore ti benedica. Va bene, allora preghiamo. Sì, forma. Sì, date il messale, ce l'avete a tiro? Va bene. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, creato, creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza. E per opera dello Spirito Santo, incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, crucifisso per Cristo dopo il circolato, morì e fu sepolto, nel terzo giorno risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dalla Figlia, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. La parola di Dio accolta nella fede ci dice che tutto concorre al bene di coloro che lo amano. Esprimiamo questa nostra certezza presentando al Signore la necessità del tempo presente. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, popolo santo di Dio, sia per l'umanità una testimonianza di fede luminosa e germe fecondo di unità e speranza. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i pastori della Chiesa, radunino intorno al Signore l'intera famiglia dei suoi figli e la servano umilmente con la parola e con l'esempio. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per la nostra diocesi, siano numerose e sante le vocazioni al sacerdozio ministeriale e al diaconato
alla vita religiosa contemplativa e attiva e a quella missionaria. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i governanti, cerchino con coscienza retta ciò che giova al vero progresso dei popoli e non si lascino corrompere dalla seduzione del denaro e del potere. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per quanti si adoperano ad alleviare le sofferenze umane, riconoscano il Cristo nei poveri e siano testimoni della perenne novità del Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per noi qui convocati attorno all'altare, mettendo in pratica la parola ascoltata, sappiamo collaborare con i doni che abbiamo ricevuto alla crescita del Regno di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Padre, nella casa di Betania tuo figlio Gesù ha conosciuto il premuroso servizio di Marta e l'adorante silenzio di Maria. Ed esaudì le loro suppliche per il loro fratello Lazzaro. Fa che pure noi nulla anteponiamo all'ascolto della tua parola. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore,
con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa è buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Ma nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Santo sei tuo Padre, fonte d'ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
ricordati, Padre della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Riccardo che presiede questa Eucaristia, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi da pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Thank you.
Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova. Francesco, dov'è? Francesco. Amen. Lettori nuovi, venite qua. Scendete sotto davanti alla croce e tu prendi tua madre e prendi te accanto. Qui purtroppo ci abbiamo soltanto la mamma di Francesco, la signora Cioni, ci sono altre due mamme. Una in Côte d'Ivoire e l'altra in Haiti, che noi vogliamo ringraziare per averci avviato a una vita cristiana responsabile i loro figli. Vi facciamo un bel applauso. Grazie. Per favore chiamate mamma appena possibile e dite loro l'eco del popolo di Dio che le saluta. Inchinatevi per la benedizione. Signore sia con voi. Benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace. Prendiamo grazie a Dio.